Oggi ho avuto un ospite, che non so se conoscete, se non la conoscete ve la presento. Si chiama Isabella Castronovo, in Ciao a arte tutte. Confident Woman. Isabella qua devi guardare. Va bene. E, mia collaboratrice, oggi è venuta a trovarmi perché dovevamo fare un lavoro e ne abbiamo approfittato per registrare questa intervista. Perché questa intervista? Perché io sono anni che lavoro con te e 16 quest'anno. tantissime persone, non sembrano di più comunque. Ah, me lo dici. Comunque, tante mi chiedono di chi è il manzo. Cioè, tu parli sempre, sei molto professionale, racconti, insomma, dai sempre tanti consigli. Cioè, nei tuoi video sei sempre super top, ma sei ermetico. E quindi, come sai, insomma, noi siamo donne e abbiamo voglia di capire un po' di più. Di farvi i cazzi degli altri, dire. Sì, appunto, questa è un'intervista di farmi. Vogliamo farci i cazzi tuoi. Grazie, va bene, Quindi, prego. sei pronto? Sempre. Ok, nato pronto. Quindi, dove sei nato e quando sei Sono nato? nato a Lecce nel lontano 9 luglio 1964, quindi da qualche giorno ho compiuto 58 anni e ancora mi chiamano ragazzo. Ok, l'importante è sentirsi dentro, ragazzo. E quindi sei segno zodiacale? Cancro ascendente leone. Ah, ecco, capisco molte cose. E, situazione sentimentale, domanda un Sono divorziato da circa 26 anni, 27 anni e ho un figlio meraviglioso che quest'anno compirà 32 anni, Gianmarco Number One, il vero bomber. po'. Ecco, l'altro E, manzo. esatto, un battitore libero. Perfetto, quindi in questa risposta c'entra tutto, quindi chi volesse può farsi avanti, giusto? E il tuo colore preferito? Blu. Dolce o salato? Dolce tutta la vita. Pizza, Pizza o sushi? margherita con mozzarella di bufala. Culo Tette o culo? mille volte. Per me potrebbero avere due posaceneri al posto delle tette, le Bionde o brune? donne. Mi piacciono le brune, ma scelgo sempre le bionde alla fine. Chissà perché. Inverno o estate? Estate. Hobby? Allora, guarda, io hobby, ti dico la verità, ho sempre invidiato le persone, i collezionisti ad esempio, Ah, no? sì, ti Perché vedo. i collezionisti hanno pazienza, hanno bisogno di ricercare quel pezzo che manca, quell'oggetto in particolare. Siccome io sono una persona impaziente, sono una persona che proprio con la pazienza Non non ha c'entra. nulla a che vedere, in realtà ultimamente, negli ultimi anni, se vogliamo, ho un hobby, che è quello di possedere gli orologi. Sì, Questo è un bellissimo hobby, sì, insomma, ti piacciono molto, sei un sì. intenditore. E lo sport praticato? Guarda, io dico sempre che, essendo nato tantissimi anni fa, dove l'adolescenza, la giovinezza, la fanciullezza veniva vissuta per strada, io dico che il CrossFit è stato studiato sui bambini, Sì. della mia età. Perché in realtà noi che abbiamo vissuto per strada abbiamo fatto tutte le specialità che oggi sono compresse nel CrossFit: la corsa, la bici, il calcio, le arrampicate. Quindi sono nato sapendo fare bene Tante, tutto. sì. Poi ovviamente ho giocato a calcio come tutti i bambini, poi dopo mi sono dedicato al tennis, poi ho giocato a pallavolo in Serie B, dopodiché ho praticato l'automobilismo per 3 anni. E poi mi sono dedicato a prima le maratone, dopo sono passato subito perché mi sembrava troppo breve 42 km. Sono passato a fare l'ultra trail in Sì, montagna, mi quindi ricordo. gare da anche 130 km con 7000 metri di Non si dislivello. sapeva se eri morto o se eri vivo. Esattamente. Dopo sono passato al CrossFit e poi diciamo che in questo interregno la palestra è sempre stata la Boom, base. sì. Esattamente. Difetto o difetti? Guarda, ho tanti difetti. Diciamo che quello principale che mi riconosco è quello dell'essere instabile psicologicamente. Nel senso Direi più che di tutti, penso. sono una persona molto, molto volubile, lunatica, ecco, lunatica. Quindi cambio umore nell'arco della giornata mille volte. E poi l'altro mio difetto è l'impazienza. Quindi
però in tutti questi difetti ci sarà un pregio però, eh. Ma devo dirti che ultimamente con l'anzianità mi sono molto pacato, ecco, e faccio fatica comunque a rapportarmi e a relazionarmi con l'umanità in genere, infatti sono, diciamo, sì, sociopatico, e quindi ovviamente in un mondo che gira veramente al contrario faccio fatica a trovare l'incastro. Questo dettato dalla mia impazienza, cioè mi rendo conto di far fatica estrema a interagire con delle persone anche semplicemente per un contratto d'affitto, per la richiesta di un preventivo, per qualunque cosa. Deleghi molto? Sì, sì, totalmente, altrimenti decapito le persone. Sì. Quindi da impaziente, cosa ti infastidisce di più? La cosa che più mi infastidisce è l'ignoranza. L'ignoranza, secondo me, poi è il contenitore dell'arroganza, della presunzione, della pochezza umana, e questo lo riscontro molto purtroppo con chi si avvicina al mio mondo. Purtroppo è pieno di ignoranti presuntuosi di chi sta da questa parte, no? di chi pensa di poter insegnare, di chi pensa di poter sapere le cose. Dall'altra parte l'ignoranza genera presunzione ed arroganza, quindi ci sono persone che si avvicinano al mio mondo, io fortunatamente ho una rete di protezione dettata voluta. Sì, arrivare a casa sua. Ma a parte la casa inaccessibile, ma proprio la rete di protezione prima di arrivare a me, parlo dal punto di vista professionale, e per cui ho i filtri, altrimenti veramente io decapiterei le persone, perciò ci sono persone che approcciano a noi volendo mettere dei paletti, volendo imporre le loro condizioni, sì. Devono andare a fare il culo. E in questo caso, come sono le tue amicizie, visto che sei così selettivo? Guarda, io di amicizie non ne ho neanche che si possano contare sul palmo di una mano. Vuoi perché, praticamente non ho radici, manco dalla mia città da troppi anni, nel tempo, voglio dire, le ho perse. E il fatto di muovermi in continuazione mi dà la possibilità di conoscere molte persone, ma di amicizie in realtà, ecco, tu sei una grande amica, tu sei una persona che chiamerei alle 3 di notte per un problema, non di natura pratica ovviamente, perché sei negata. Senti, e sicuramente non ti chiamerei per farmi venire a prendere con la macchina, perché sei negata anche alla guida. Sei tu che vieni a prendere me sempre. Sì. Comunque, in questo caso, io mi sento chiamata in causa, però spieghiamo a tutti quindi come dovrebbero essere i tuoi amici. Cos'è? Quando è che tu dici questa è una mia amica? La prima caratteristica è quella di farsi i cazzi propri, quella di non giudicare, quella di non essere invadenti e quella di essere persone di spessore, dense, ma leggere. Cioè, quindi questi sono i miei pregi, eh? Io con le persone con cui desidero condividere il mio tempo libero, che è sempre molto poco, sì, devono essere persone con cui non devo parlare di dieta, non devo parlare di allenamento. Se sono maschi dobbiamo parlare solo ed esclusivamente di figa. Esatto. O fare discorsi leggeri. Tipo perché io già anche con me certe volte, tu sei mio amico. Quindi voglio dire, io sono già appesantito dalle clienti, dalle collaboratrici, dallo studio che faccio ogni giorno, quindi se decidono passare del tempo al di fuori del mio mondo deve essere di qualità leggera, altrimenti sto benissimo da solo in compagnia di te stesso. Ah, che meraviglia. Viaggi comodo o all'avventura? Comodissimo. Guarda, era un po', questa domanda però volevo farti conoscere dagli altri, quindi ho dovuto fare, però mi veniva da ridere quando l'ho pensato. Non so come si faccia ad andare in campeggio, io non lo so come si faccia ad andare, ma questo non lo dico adesso che sono anziano, da sempre, anche quando ero adolescente, anche quando ho fatto i miei primi viaggi, sempre con il massimo del comfort, altrimenti sto a casa mia, sì, che sto bene. Sì, proprio. I bambini viziati, no? Sì, assolutamente. Com'è la tua giornata tipo? Allora, io ho una routine che cerco di mantenere ferma ormai da tanti anni, quindi nel corso degli anni alcune cose sono cambiate, tipo mi sveglio sempre molto prima, sì, ho sempre dormito poco, ma adesso con il passare degli anni, sarà l'anzianità, mi sveglio sempre molto presto al mattino,
E quando sono a Dubai questa cosa mi dà un gran vantaggio perché a avanti. seconda del periodo avere 2 o 3 ore di vantaggio sulle rotture di coglioni che provengono dall'Italia è un gran vantaggio. Quindi mi consente di fare le mie cose in totale serenità, il telefono non squilla, nel senso i messaggi non ci sono, le clienti ringraziando la Madonna dormono. Quindi posso fare la mia colazione, posso fare il mio allenamento, posso dedicarmi alle mie attività personali prima di essere messo nel tritacarne. Poi comunque faccio sempre, diciamo io i pasti principali molto spesso li consumo fuori, cioè vado spesso sempre al ristorante, ho i miei punti di riferimento in ogni posto in cui vado a vivere, quindi sanno perfettamente di che cosa ho bisogno. Comunque sono molto abitudinario, gli orari dei pasti per me devono essere assolutamente categorici. Se mi inviti a cena alle 9 di sera già mi innervosisco. Di solito no, tu, in genere 7:30 è l'orario, esatto. Quindi se lo volete a cena 7:30 mi innervosisco perché faccio tardi, non. Io sono come i bambini piccoli, l'hai detto bene, se mi togli dalle mie abitudini divento nervoso, non mi piace. Sì. E una domanda che secondo me ti piacerà molto: che rapporto hai col denaro? Allora, il rapporto col denaro è molto cambiato nel corso della mia vita. Io vengo da una famiglia molto benestante, quindi come hai detto tu sono stato molto viziato, ho avuto tutto molto prima, diciamo, dell'età anagrafica per poter ricevere delle cose. Sono il più grande di 3 fratelli e i miei fratelli lo sanno, quindi probabilmente anche vedendo questa intervista sanno già che a questo punto dirò questa cosa, e sanno che io sono stato il figlio preferito. Ecco, i miei genitori possono aver avuto tantissimi pregi, ma hanno avuto un unico difetto, quello di preferirmi. Sì. Mia madre lo ha celato sotto forma di problema, essendo stato un figlio problematico, chiaramente ero quello che aveva bisogno di maggiore attenzione, no? Mio padre invece non ne faceva mistero, ero proprio proprio la sua costola. La fase di tua sorella e non ne facevano mistero. Non ne facevano mistero, infatti loro, non so se hanno patito questo, però devo dire... No, bellissimo rapporto. Esatto, devo dire che però non mi portano rancore per questo, e quindi devo dire che sono felicissimo del rapporto che abbiamo. Purtroppo i miei genitori non ci sono più, ma il rapporto che abbiamo tra noi fratelli è veramente spettacolare. Quindi, tornando al discorso del denaro, io ne ho sperperato veramente fortune. Allora, se io fossi stato non parsimonioso, se io fossi stato attento e fossi stato lungimirante, io avrei smesso di lavorare 20 anni fa e avrei fatto la vita. Però devo dirti che mi è servito, probabilmente se io non avessi preso, io ho avuto periodi in cui sono stato miliardario e periodi in cui ci sono stati giorni, me lo ricordo, esatto, ci sono stati giorni in cui io non avevo i soldi per comprarmi la cena, sono stati giorni in cui facevo fatica a mettere il pranzo con la cena. Allora questo mi ha dato la forza di scavare dentro di me, no? E di capire perché. Allora, ho avuto sempre un gran merito, quello di tirare sempre il coniglio fuori dal cilindro. Quindi nel momento di down ho sempre trovato il modo per ritornare subito in up. E però mi sono reso conto a un certo punto che poi i jolly finiscono, nel senso che la vita ti dà sempre delle possibilità, ti dà sempre delle opportunità, sta attesa per le cogliere. E questo non è, credetemi, una frase fatta, una frase di rito, è veramente così. Io vi posso assicurare, ve lo posso dire, che io veramente ho bruciato miliardi e ho fatto fatica, ripeto, a mettere, però comunque i treni mi sono sempre passati e io li ho sempre saputi cogliere. Questo è per tutti, questa è una cosa. Per tutti. La crescita personale, cioè, lo dice anche a me. Cioè io mi ricordo perfettamente e precisamente una telefonata che io feci a mio fratello, in un momento di down assoluto, che ogni tanto me la ripeto da solo, proprio per avere sempre quel benedetto focus di cui vi parlo sempre, no? Ogni giorno. Io mi ricordo la telefonata che feci a mio fratello e gli dissi: in questo momento, se avessi uno stipendio di 1.000 euro al mese,
sarei l'uomo più felice del mondo. Ero proprio veramente... Raso terra. Allora, adesso, per carità di Dio, se io adesso dovessi pensare di lavorare per 1.000 euro al mese, con tutto il rispetto per le persone che guadagnano anche meno di 1.000 euro al mese spaccandosi la schiena fisicamente tutto il giorno, io dovrei assolutamente cercare quel treno su cui salire per elevarmi. E quindi questo è un messaggio molto forte che mi sento di lanciare a tutte quelle persone che come me si sentono stritolate in una situazione dalla quale non riescono ad uscire. Tirate fuori la testa un attimo, guardatevi intorno, guardate che i treni passano a una velocità incredibile. Sì. Dovete soltanto cogliere e farvi un mazzo così. Quindi nel tempo che cosa è successo? Che da quando ho capito questo ho cominciato a lavorare in maniera su me stesso, in maniera costante, e da 15 anni in qua la vita è completamente cambiata. Quindi ottimo rapporto con il denaro, perché il denaro comunque lo consideri una forma di energia, insomma. Assolutamente, il denaro io lo faccio, continuo a farlo girare vorticosamente, però è diverso da quella persona con giudizio. Cioè, io ti faccio un esempio, che non vorrei essere o sembrare spocchioso, no? Io potrei fare una vita da Instagrammer, capito? Sì, cioè, voglio dire, io potrei postare Lamborghini, potrei postare qualunque cosa, no? Allora, io la macchina ce le ho, le case ce le ho, non è un mio obiettivo avere l'aereo privato, cioè piuttosto noleggio un aeroplano per fare un viaggio, e non è un obiettivo avere uno yacht, vado in vacanza, cioè riesco a fare le cose che mi piace fare senza dover a tutti i costi dimostrare. Questo per agganciarci alla tua domanda iniziale della mia vita privata. Io in realtà sogno, e ci arriverò a brevissimo, una vita lontano dai riflettori. Nel senso, io utilizzo i social perché sono per me la vetrina del mio lavoro, no? Quindi al di là di qualche piatto, di qualche posto, di qualche video fatto in un posto più o meno bello, in realtà io sogno di poter spegnere questi riflettori. E ci siamo quasi. Come nasce Claudio Manzone? Quindi i riflettori quando sono stati accesi? Allora, Claudio Manzone Fitness Coach nasce circa 10 anni fa, e io sono stato il primo fruitore di Claudio Manzone Fitness Coach. In che senso? Essendo una persona ossessiva compulsiva, tutte le cose che io faccio devono essere fatte alla perfezione, o almeno la ricerco in ogni cosa possibile, sapendo che poi, voglio dire, no, ci sarà sempre qualcosa da migliorare. E allora, quando io facevo le gare, mi rivolsi a dei professionisti che mi seguissero nell'allenamento e nell'alimentazione. Fare le gare di ultra endurance è una cosa impegnativa dal punto di vista fisico, mentale e soprattutto alimentare. Quindi ho capito e ho cominciato a studiare, cioè non ho soltanto acquisito delle competenze, ho cominciato a immergermi totalmente in questo mondo. Anche perché in quei 3 anni io ho fatto solo quello, non ho lavorato. Quindi mi sono dedicato soltanto a quello, e quindi ho cominciato a immergermi, ho cominciato a studiare, ho cominciato a fare dei master, e a un certo punto mi sono staccato dai professionisti e ho cominciato a sperimentare sulla mia pelle tutte le cose che man mano cominciavo a studiare. Allora poi ho avuto una trasformazione fisica pazzesca, lì ero fin troppo estremo, e quindi tu per esempio sei stata una delle mie prime cavie insieme ad altre persone, e da lì pian piano, ecco, il discorso dei social, ho cominciato a postare delle foto quando Facebook non era quello di oggi, quando fortunatamente prima si poteva parlare serenamente, non c'era tutto il livore e l'acredine che c'è adesso, e quindi ho cominciato a farlo diventare un lavoro, con un obiettivo ben preciso, cioè quello di aiutare quante più persone possibili a vivere una vita diversa, dal punto di vista soprattutto mentale e di conseguenza anche fisico. Progetti, sviluppi? Allora, progetti ce ne sono tanti. Sto lavorando, e agosto sarà un mese per me non di vacanza, ma di messa a punto di nuovi progetti che mi vedranno protagonista, laddove possibile, ma è possibile, di percorsi ancora più personalizzati, ancora più cuciti su misura, sulla pelle di
pochissime persone che desidereranno veramente fare il grande salto di qualità. L'azienda è cresciuta, sta crescendo sempre più, abbiamo nuovi ingressi in azienda, siamo diventati una realtà veramente molto molto grande. E però ho necessità di salvaguardarmi. Cosa vuol dire salvaguardarmi? Vuol dire che se io non ho la serenità, se io non ho la lucidità, se io non ho lo spazio per poter sempre di più specializzarmi, studiarmi, dare un servizio sempre migliore, vengo triturato anch'io. Sì, allora, poi tu ti spendi al massimo. Quindi. Esatto, per cui stiamo incrementando moltissimo il servizio customer care, quindi ci sarà proprio un settore dedicato all'assistenza dei clienti. Probabilmente, anzi sicuramente, questa è una notizia che vi do, io mi tirerò fuori, diciamo, dal contatto diretto con il cliente che non sia quello necessario per il controllo, per la verifica. Ovviamente i protocolli saranno sempre e solo fatti da me, però diciamo sarò disponibile solo ed esclusivamente per un'elite di persone che vorranno fare un percorso ancora diverso. Alle altre daremo ancora maggior servizio, certo, se possibile, però io ho necessità di stare un po' più dietro le quinte e avere meno coinvolgimenti, diciamo, quotidiani e personali. Stai più sulla creazione. Sì, sì, assolutamente. Sulla creazione. E ti dico una cosa, Isabella, e tu lo sai perché collaborando insieme e poi tu aiutando le donne nei tuoi percorsi, nei tuoi progetti, sai perfettamente una cosa molto triste. Mm-hmm. In realtà le persone non vogliono essere aiutate. Non so. Perché le persone lanciano le SOS ma la mano non l'afferrano. Pretendono che sia tu a tenergliela, no? Ma vogliono essere portate dove vogliono loro. Perché se tu a una persona che ha un problema di una crisi di identità, una crisi di coppia, ha un problema con il suo compagno, con il suo amante, banalmente dici l'unico modo per venire fuori da questa cosa è cominciare a dimenticare questa persona, cambia pagina, gli dai gli strumenti, iniziando ad esempio dal cancellare il numero di telefono, ma poi non lo fanno, è la prova provata che la gente non vuole essere aiutata. E quindi io non posso più disperdere energie con persone che non vogliono essere aiutate, che continuano a raccontarsela, quando invece dall'altra parte vedo persone volenterose, persone, certo, che tra mille difficoltà ottengono risultati straordinari. Allora, siccome sono passate, se tu consideri che ho un gruppo su Facebook che ha quasi 800 persone, e sono una minima parte rispetto alle clienti che sono all'interno. Moltiplicale per 10 anni, quindi sono decine di migliaia di persone che hanno fatto cambiamenti incredibili. Io non posso più permettermi di perdere tempo ed energia per persone che non ci vogliono. Allora, ci sarà un percorso per chi... È inevitabile questa associazione, sì, alla fine. Assolutamente, ma lo vediamo anche nel quotidiano. Sì, sì, sì. Sì. Le pecore saranno sempre la maggioranza e poi... Poi c'è, insomma, chi vuol fare... Perché ci sono persone che a cui hanno bisogno di cuscini, un po', però la sedia non la lasciano, quindi la zona di comfort è quella, e persone che invece corrono e fanno la loro gara. Esatto. Quindi questo è molto bello e sono molto contenta che tu abbia deciso di dare maggiori possibilità a persone che hanno il diritto, cioè se le il professore a scuola insegna per tutti, no? Poi ovviamente io sono stato un disturbatore delle lezioni, sono stato uno che non ha avuto voglia, sono stato il classico. Ma vedi, poi col tempo sono stato il classico che ha delle capacità incredibili ma non si applica, eccetera. Quindi voglio dire, è giusto che io sono stato messo nelle condizioni esattamente come il mio miglior compagno di classe. Certo. Abbiamo avuto le stesse possibilità. Io non le ho volute prendere e lui le ha prese. Questa è la stessa cosa. Cioè le possibilità vengono date a tutti. Poi bisogna decidere, certo, su chi investire. Sì, questo è importante. Quindi io direi che io sono soddisfatta. Penso di aver esaudito le richieste, insomma, di queste donne, che chi è questo Manzo, chi si nasconde dietro questo coach che riesce a far fare dei cambiamenti incredibili alle donne. E quindi non so. Niente, adesso devi cucinare gli spaghetti con le vongole che mi hai promesso. Speriamo che vengano bene. Ragazze, grazie, a presto. Ciao ciao.